Amici, oggi in aula si è discusso di riforme costituzionali, riforma di Stato, riforma di governo. Con questo Parlamento illegittimo, che dentro c'è della gente incandidabile, della gente incompatibile, della gente che non dovrebbe neanche essere lì, eppure oggi si parla di riforme costituzionali. Ma la cosa bella di tutto questo è che oggi si è deciso di dare al governo mandato di proporre una legge costituzionale che modifica il modo in cui si modifica la Costituzione. Non sto scherzando, è proprio questo il senso di quello che è successo oggi. Il governo presenterà un disegno di legge, il quale andrà in discussione in Parlamento, e questo disegno di legge modifica il modo in cui si modifica la Costituzione. Questo è l'assurdo, e ci impiegheremo 6 mesi per approvare questa legge, perché anche questa è una legge costituzionale, e le leggi costituzionali si approvano 2 volte alla Camera e 2 volte al Senato, con in mezzo 3 mesi di pausa. Quindi fra 6 mesi avremo finalmente una legge che indicherà il modo in cui si modifica la Costituzione. Questo è l'assurdo di tutto. Ma in tutto questo, nella giornata di oggi si è verificata anche questa cosa abbastanza curiosa. Noi abbiamo presentato la nostra mozione che prevede che tutta la modifica costituzionale avvenga all'interno degli articoli già previsti dalla Costituzione. Abbiamo presentato questa mozione in 3 punti. Uno di questi 3 punti prevedeva un referendum di indirizzo affinché i cittadini possano decidere prima che forma di Stato e forma di governo vogliono e non lasciarlo nelle mani di questa gente. Il secondo punto prevedeva una serie di indicazioni sul tipo di riforma elettorale di riforma costituzionale che vorremmo. Ebbene, abbiamo chiesto il voto per parti separate. Volevamo spingere le altre forze politiche magari a decidere di approvare qualche parte della nostra mozione, per esempio il referendum di indirizzo, e invece no, la consultazione popolare di indirizzo non la vogliono, così hanno detto, perché hanno votato contro. Oppure abbiamo proposto una serie di cose, tra cui la riduzione del numero dei deputati e dei senatori, e hanno votato no, riduzione del numero dei consiglieri regionali, e hanno votato no, la soppressione delle province, e hanno votato no, l'introduzione del referendum propositivo e consultivo, no, l'eliminazione di ogni quorum per il referendum abrogativo, no, fissazione del numero di mandati elettorali a 2, e hanno votato no, l'incandidabilità di chi è stato condannato con sentenza definitiva, in sostanza Parlamento pulito, no. L'incremento delle garanzie a favore delle opposizioni nell'ambito delle modifiche dei regolamenti parlamentari, e hanno detto no. Un termine perentorio per la discussione e la votazione delle leggi di iniziativa popolare. Questi erano tutti i punti, anche su questo hanno votato no, questi erano tutti i punti della nostra mozione. Questa parte poteva essere votata, non c'è nulla che non hanno detto che anche loro vorrebbero fare, eppure hanno votato no in questa parte qui. Ecco, questo è quello che è successo oggi. Da una parte abbiamo avviato un percorso ad ostacoli che a mio avviso non porterà a nulla, nel senso che non c'è nessuna volontà di riformare. Dall'altra parte avevamo dato delle indicazioni precise su alcuni temi che sono largamente condivisi e hanno detto no. Questo è l'esito della giornata.